Indica il festoso schioppare di calici in testa. Perché? Perché in montagna quando ti vedi? Ti vedi una volta a settimana, d'inverno, quando c'è la neve a 3 metri, non ti vedi mai. Per cui se tu esci il sabato, esci la domenica, o come perlomeno se uscivi e ti facevi un brindisi, era un momento enorme di convivialità, bellissimo. Quindi si schioppavano questi bicchieri colmi, bicchieri, calici colmi, ed era questa, questo schioppo era proprio sinonimo di gioia, di stare insieme. Scupozzo è stato il nome per tutta la linea dei nostri liquori. Ok, allora io ricordo, perché è quella che mi ha affascinato di più, la storia di Ratafia, giusto? Adesso aspetta che sostituisco, perché guarda, c'ho qui il mio banchetto che tanto poi finirà. Mossi! Ratafia, allora io adesso lo leggo in italiano, poi tu fai la traduzione in lingua. Ratafia d'Abruzzo, quando ancora la parola valeva più di 1000 contratti. Sì, okay. come si diceva prima, c'è la querelle se si dica ratafia o ratafia. In realtà è semplice, perché è una parola latina, ut rata fiat, cioè viene dal latino, perché era il liquore della ratifica del patto notarile. Che succedeva? Che prima, chiaramente lo sanno tutti, che si ratificava con la stretta di mano e con la parola aveva senso. Per cui alla chiusura di questo contratto era sancita da un brindisi con un liquore rosso come il sangue, di patto di sangue, che serviva a dire chi di patto, chi fa il patto con il sangue poi paga di sangue, perché cioè i patti erano una roba seria, non si ratificava così, la parola aveva seriamente valore. Per cui si beveva un liquore rosso come il sangue, ora che ormai lo verso direttamente nel mio bicchiere, rosso come il sangue, e in questo caso cosa abbiamo? Abbiamo una miscela di vino Montepulciano, abruzzese, sì, ormai ho preso un calice giusto un po' più per dare tutto. Va bene, giustamente. Però ecco, una miscela che non prevede chiaramente aromi o sciroppo, ma è una miscela semplicissima, perché poi lo dovevano fare in fondo le nostre nonne. Tutti dicono che la ratafia sia un liquore prettamente femminile, ma non lo è, cioè lo facevano le donne, ma purtroppo prima chi è che contrattava? Contrattavano gli uomini. Mi dispiace, ma la verità è così, cioè il contratto lo facevano gli uomini bevendo questo liquore di patto di sangue, e dicevano ut ratafia, cioè che sia ratificata questa stretta di mano attraverso questo brindisi. Chiaramente assaggio anch'io, perché l'odore è acidulo, accattivante, profumato, vinoso, e anche il sentore dell'amarena, perché come è fatto, dicevo prima, è fatto a base di amarene e vino Montepulciano. Le amarene si trovano sulle nostre colline e hanno un sapore acido, fortemente acido. Cosa facevano le nostre nonne? Le prendevano, le mettevano sotto sole per 50 giorni in infusione nel vino Montepulciano. Okay. Chiaramente la ratafia non può essere un prodotto troppo dolce per due motivi. Uno, perché le nostre nonne non avevano i soldi per comprare lo zucchero. Quindi non solo le nostre nonne, fino a 500 anni fa, abbiamo 600 anni fa, alcuni reperti racconti di ratafia. D'Annunzio diceva che era l'elisir d'Abruzzo, perché è dolce, profumato, fruttato, ha delle sfumature infinite, per cui mettevano pochissimo zucchero sotto sole e la sera le rientravano. Questo gioco, metti fuori e rientra la sera, per 50 giorni favoriva delle stimolazioni di profumazione infinite, ed era fatto quindi pochissimo zucchero, le amarene nel vino Montepulciano. Poi chiaramente bastava un pochino di alcol che serviva a stabilizzare la miscela, e ne viene una roba strepitosa, un profumo. No, è fantastico. è qualcosa di eccezionale. È vero. Però è vero che lascia la bocca pulita,
sul dorso del palato non si deposita nessuno zucchero, cioè abbiamo una bocca asciutta. E mi sono spinta oltre perché in questo periodo con alcuni chef, ti ricordi con Paolo Scaccabarozzi che cosa abbiamo fatto ad Assisi, strepitoso, abbiamo fatto delle splendide ricette, delle meravigliosissime ricette, per cui una riduzione di ratafia, quindi con un pentolino si fa una riduzione, e su pesce crudo, su carne cruda è una roba da film. Ci chiede qualcuno che però vede l'accento sulla finale, quindi sì, perché il nome, la nomenclatura prevede, soprattutto su questo liquore, prevede questa scritta, però è Rata Fiat. Noi avevamo all'inizio pensato di mettere Rata Fiat, poi abbiamo avuto una serie di faccende e abbiamo lasciato il nome del liquore, Rata Fiat, perché non è soltanto un liquore abruzzese, questo dimenticavo, è un liquore che nasce non solo in Italia, quindi in Abruzzo, come in Piemonte, c'è un po' una querela dove sei nato prima, ma non nasce solo in Piemonte, come in Abruzzo, come in Sicilia. In Spagna pensiamo alla sangria, ma c'è proprio una ratafia tipica spagnola, come in Francia, come in Svizzera, proprio perché era il liquore che serviva a sancire il patto. Quindi ognuno ha la sua variante, la nota speziata, ad esempio con l'aggiunta di rosmarino, di semi. Ok. Marika ci chiede che gradazione ha, è 20 gradi, giusto? Vai. 20. Sì, 20 gradi. 20 gradi. 20, sì, 20 gradi. Sì, sì. 20 gradi. Allora. Infatti si vedo. Adesso, prima di passare ad altro, oppure dimmi tu se vuoi prima passare ad altro, un breve racconto in dialetto, me lo fai? Dai. No, vabbè. No, perché cioè, dopo chi ascolta avrà, cioè mi darà ragione. Questa donna è un'attrice oltre che una professoressa. Non è vero, non è vero. Ma le storie in dialetto, con le storie in dialetto abbiamo avuto alcune difficoltà, perché poi abbiamo usato dei termini specifici, ma dei termini tipici, ma poi quando a casa uno lo va a leggere, soprattutto se non è abruzzese, ha delle difficoltà, quindi adesso abbiamo la variante con la storia in italiano. Forse dovremmo fare il testo a fronte, perché abbiamo messo la storia in italiano, che è più semplice, proprio la storia della ratafia. Allora, a casa uno si legge quello che vuole in italiano, qui abbiamo te in versione originale, quindi dai qualcosa. Il pacchetto. Allora, leggiamo quella della ratafia? Sì, sì. Dice, li nunne nostra appuntave, calitim velore, sa usave di San Giovanni e di Cumbara a fiore. Quando casetonava da Cumbrana terra per fare un affare, o una giovenotte se mettava a fare l'amore per caso voleva marità, li parte si incontrava a casa per parlare. Quando alla fine ci si accordava, si diceva, Cumba, stringiamoci rimane, sulla parola nostra lo patto è fatto, tutto ratafia. Ma buttiamo e brindà con un bicchierucci di ratafia. Ma senza questo... la pelle d'oca, quando, cioè, capisco poco, ma quando le sento quel, con la stretta di mano, possiamo brindare, mi viene la pelle d'oca. Forse perché è davvero questo sentimento che non esiste più, ma anche proprio di veridicità di parola, perché quando lo dicevi l'affare era vero, perché certo. avevo letto un tempo fa che a destra c'era la ratafia ma a sinistra c'era la pistola, proprio perché se venivi fuori da questo contratto che era fondamentalmente morale, ma era un contratto vero, non potevi certo. fare come ti pareva, per cui era sì brindiamo, ma era anche il contratto è valido. Prima si contrattava tutto, sulle case, terreni, la dote, tante erano, ognuno poi contrattava quello che voleva. E la stretta di mano valeva come contratto notarile. E quindi ha chiamato anche il cuore dei notai, perché chiaramente di fronte al notaio tutti si facevano questo bicchierino, che oggi ha un po' un sentore, come dire, un ricordo, ma prima era una roba seria. Certo. E quindi sì. Niente. Grazie. Adesso dimmi tu, passiamo ad altro, raccontiamo. Oddio, sugli abbinamenti, noi che cosa facciamo? Ecco. Noi in genere facciamo un piccolo trittico per raccontare l'Abruzzo. Okay. Perché diciamo che l'Abruzzo consta fondamentalmente di tre liquori madre, cioè la genziana che cresce in montagna in Abruzzo,
le amarette, il vino Montepulciano, quindi con la liquirizia, con la ratafia che crescono in Abruzzo, e la liquirizia che cresce sulle nostre coste. Quindi il trittico abruzzese è genziana, che ora prendo questa, ratafia, sì, speriamo che non mi cade, e liquirizia. Questa è montagna, collina, mare. Ok, perfetto. E le abbiamo fatte tutte. E c'è tutto l'Abruzzo lì dentro. Sì, poi chiaramente abbiamo anche le nostre erbe. Ma che dire, l'anice, che sembra poi un liquore, ma la spazio, vado così un po' random. L'anice, in realtà, è vero che sembra quasi poco abruzzese, ma non è vero, perché le nostre nonne, quando non avevano i soldi per comprare lo zucchero, come speziavano tutti i dolci? Ci mettevano l'anice e abbassavano il fattore zuccherino. L'anice è tremendamente profumato. Cosa stai prendendo? La liquirizia? Sì, perché qualcuno ha chiesto liquirizia di Atri. Non lo so. Allora, noi prendiamo, noi non usiamo un solo partner per la liquirizia. Anche la liquirizia di Atri, che è strepitosa, ma usiamo varie parti per comporre la nostra liquirizia. Quindi usiamo il blocco, la radice e la polvere. Okay. Si può fare solo con ognuno dei tre. Noi usiamo tutte e tre affinché possano partecipare meglio per un racconto di questa radice. Perché agli antipodi della genziana. Mentre la genziana è la radice più dolce presente in natura, la liquirizia è la radice, mentre la genziana è la radice più amara presente in natura e si trova in montagna, la liquirizia è la radice più dolce. Segui il tuo sì, perché sulla genziana c'è diciamo abbastanza da dire. Okay. Volevo in realtà raccontare sull'amaro, perché l'amaro è un po' la storia del, cioè, il nostro cuore, che è poi stato rubato dalla genziana, ma non glielo diciamo all'amaro, no, perché noi nasciamo con questo, ed è addirittura il pastore abruzzese che porta le pecore, quindi sono i monti della Laga, e sono le pecore che vanno a fare la transumanza. Quindi ecco, pensiamo ad Annunzio, settembre andiamo e via discorrendo. Che cos'è questo? Questo è il primo amaro, è come il primo amore, no? E mio suocero aveva creato un po' sta mitica storia del pastore Scubbozz e della pastorella Sasumma. È un liquore che non facciamo più perché c'era una pianta con delle bacche che non riusciamo più a ritrovare, ma la ritroverò comunque. Anche perché questi due come sono finiti poi? Sì, ma questi due sono finiti, che questo era un brigante, all'inizio era un brigante, sì. Poi dopo che si era sposato con la pastorella, era diventato un bravo uomo e quindi era diventato un pastore, un uomo di famiglia. Okay. Perché le donne brave creano uomini. Dietro un bravo pastore c'è sempre una santa donna. Una pastorella di lusso. Comunque, questo è un amaro, una miscela di erbe dei Monti della Laga. Abbiamo un sentore fortemente erbaceo, molto prealpino. Non abbiamo quella nota agrumata, perché il mio suocero cosa diceva? Che in montagna, ora ve la dico in italiano, ve la potrei dire anche in dialetto. La dici tutte e due. Ci cresce né il limone né l'arancia, nel senso, in montagna non ci crescono le arance e i limoni, quindi perché fare un liquore agrumato con la nota agrumata quando qua su non li riesco a reperire né le arance né i limoni? La nota agrumata si mette se ne hai la possibilità, cioè lui all'occorrenza quando lo serviva tagliava a pezzettini la buccia d'arancia, la buccia di limone e poi la metteva dentro, diciamo a crudo, la ciancicava un po' di modo che potessero uscire dalla buccia gli oli essenziali e gli dà quella nota profumata del tono mediterraneo. Però ecco, questo è un amaro, non è un amaro dolce, è come quell'amico che quando tu, come quella persona che quando tu la vedi la prima volta non ti sta troppo simpatica, perché chiaramente l'aggressione in bocca è così. Però dopo, una volta che te lo fai amico, è l'amico di tutta la vita e tu ci hai buttato il cuore per sempre.
Questo è l'amaro scomparso. Bellissimo. Ah, sì, è proprio così. Cioè... mi piace da morire, ma ora non è buono, posso è buono, fare è 500 buono. Miscele, però me lo devo bere un pochino perché è buonissimo. Infatti. Qui stanno, ci sono anche abruzzesi lontani. Che ciao Giova, come sono i nostri liquori? Ma poi io guarda. Adesso iniziate in effetti, questo è l'amaro scopozzo, il tono è proprio tanto, tanto erbaceo, fortemente si sente l'assenzio romano, si sente la nota di genziana, si sente la centella, si sente il tarassaco, cioè si sentono, è buono. È vero. Chiaramente la nota agrumata è bella, perché gli metti un pezzettino di arancio, un pezzettino di limone, e in bocca è una bella sensazione, è proprio una bella storia. Sì, vai. Sì. E dietro c'è la cartina, un piccolino, della nostra geolocalizzazione, cioè Valle Castellana, da cui ora noi ci siamo spostati, perché abbiamo avuto il terremoto che ci ha distrutto il laboratorio. È successa tutta una storia. Noi post terremoto non avevamo nessun laboratorio dove lavorare ed eravamo fortemente in difficoltà. Avevamo un po' di ordini, eravamo proprio senza niente, abbiamo dormito nel furgone, cioè tante particolarità. C'era la necessità di lavorare un po', cioè almeno di produrre, di mettere in infusione. Io ho pensato, ma scusate, tutti mi chiedono i liquori fatti in casa. Benissimo, se vi vanno bene fatti nella mia sala, io ve li servo, liquori fatti in sala. E quindi non possono essere nient'altro che robe che potete fare tutti voi a casa. Certo. Siete semplici, lo zucchero normale ridania, cioè che tu esci, lo vai a comprare e lo fai anche tu. Quindi sono liquori... Casalinghi, proprio casalinghi, da sala. Però a chilometro zero per voi, nel senso che tutte queste buone erbe e tutti questi ingredienti ce li avete voi vicino. Sì, di base ecco che possiamo arrivare al nostro argomento questo. Alle volte invece di genziana avevo scritto genzianna. Genzianna, giusto, genzianna. Per te, il tuo onore. È vero, puoi lanciarti. Non per altro, perché per tanti anni, allora prima come si faceva la genziana? Prima non era così vietato andarla a raccogliere, o perlomeno, prima non c'erano tutta questa serie di divieti che giustamente, perché ora sono anche ambasciatrice del Parco Nazionale d'Abruzzo nel mondo, okay. Una roba incredibile, quindi il parco giustamente, quindi devo parlare a favore, il parco giustamente ha posto una serie di leggi a favore di questa pianta della genziana. Perché? Perché la genziana impiega 8 anni, dal nono anno in poi è produttiva ed è una pianta che cresce a 1800, 2000 metri, 1600, proprio perché ha una funzione necessaria. Cioè, la funzione della genziana è quella di creare un reticolato sotto in montagna affinché quella quantità di terreno che poi in realtà va a incontrarsi direttamente con la roccia non venga a sgretolarsi, cioè crea un reticolato, cioè tutte le radici di genziana fermano il terreno e così, allora la montagna non è sfruttata come è sfruttato il mare, per cui molto spesso il manto su cui noi camminiamo a 1000, a 2000 metri non è stato mai lavorato, non è stato mai zappato, mai smottato. E quindi sotto c'è tutto un humus positivo, un humus che ha dei batteri strepitosi che non può essere sradicato. Quindi chi si va a fregare la genziana e gliela taglierei una mano, sa che va a rovinare una pianta che ha due funzioni. Una, regge il cotico erboso. Due, quella pianta non rinascerà mai più. Finito. Ma ci mette 8 anni e tu vai a rovinare. Poi sradichi il terreno, lo alzi, lo rovini e che cosa succede? Che vai a rovinare un terreno che forse è nato con quella montagna. Certo. Quindi, voglio dire, allora che cosa abbiamo fatto noi? La genziana ce la produciamo da soli perché stiamo portando avanti il primo progetto di genziana a 2000 metri
e si chiama Sottoterra, che non è un'impresa di pompe funebri, ma è, ma è da dove nasce tutta la terra, tutte le piante. Tutte le piante nascono da sotto la terra, cioè tutto nasce da sottoterra. E quindi noi in concerto con il parco, con gli usi civici, l'amministrazione separata, il comune di Rocca Santa Maria, che io adoro, il parco altrettanto, abbiamo fatto una serie di pratiche, è durata abbastanza, per creare questa prima coltivazione a 2000 metri. 2000 metri non è semplice coltivare. Significa partire, andare a 2 ore a salire, 2 ore a scendere, ed è lunga. La manutenzione di questo, di questa coltivazione cosa prevede? Nel senso che la fai e poi? La manutenzione prevede, innanzitutto prevede il cancello, perché a 2000 metri c'è un vento infinito. E mi hanno detto che la porta, 3 giorni fa, è saltata e che sono entrati a rubare le mie radici di genziano. Però è anche vero che o ci metti una porta di cemento armato a 2000 metri, pieno, e nel cuore del Parco Nazionale d'Abruzzo non si può. Quindi spero nella buona coscienza, nella sana coscienza delle persone, ma quando se la trovano lì bella e pronta, chi è che non se la prende? E quindi spero che prima o poi metto il cecchino, ci metto il tiratore scelto. Non per altro, perché quella lì servirà poi per rimpollinare tutta la montagna. Chiaro. Perché ogni pianta di genziana contiene 200 semi, i quali non ricadranno lì. Quelli spostati dal vento andranno anche a 10 km di distanza. Quindi tutta la genziana che nel tempo è stata trafugata, rubata, rivenduta a sacchi, perché ne so tantissime di storie, rinascerà grazie anche a queste 10.000 piante che sono a terra. E poi stiamo facendo anche un semenzaio, io e mio papà, difficilissimo, perché ogni 100 semi ne nascono 3. Cavoli, pochissimo. Abbiamo un tasso di, cioè una germinabilità stramega bassa, ed è una delusione, perché tu stai là, li annaffi, le curi, gli fai le messe, le preghiere, c'è la signora che mi ha insegnato una preghiera a fargli le piante, però cioè, è bassissima questa produzione su tutto questo quantitativo di semi, e a quindi non è una base. A livello temporale, allora raccogliamo la genziana adesso, fermo restando gli 8 anni che ci mette, una volta che tu hai il seme, prima di finire in bottiglia, che processo... Ok, allora, prima di finire in bottiglia, innanzitutto devono passare 8 anni, nasce la radice, e che cosa succede? Che una volta che la radice ha raggiunto 1,5 metri a destra, 1,5 metri a sinistra, viene estratta, ma vengono estratti solo i laterali, quindi il cuore, il rizoma madre, rimane fermo nella terra, di modo che può continuare a vivere. E poi può continuare anche ad allargarsi, a diventare più grande. Dopo lavate, dopo raccolte, vengono pulite con una spazzola, sono verdi, sono fresche, e vengono messe ad essiccare. Okay. Poi essiccate, le mettiamo in dei sacchi, dove, infatti uscirà proprio oggi un tutorial dove diciamo qual è il percorso della genziana. Dopo raccolte, le mettiamo in questi sacchi traspiranti, perché comunque è sempre un legno che tende ad ammuffire se è soggetto ad umidità e altre robe. Dopo le lasciamo nei sacchi, cioè all'occorrenza, quando ne abbiamo bisogno, le prendiamo, le tagliamo, facciamo un taglio piccolino, perché ha un duplice, ha una duplice motivazione il taglio piccolo, sia perché con la spazzola non se ne va via tutta la terra, quindi a piccoli pezzetti, e poi perché i pezzetti piccoli servono fondamentalmente per far sì che la genziana rilasci il principio attivo più possibile in un'infusione di vino trebbiano. Ecco perché si chiama genziana delle pecore, perché? Perché fondamentalmente è il liquore della tradizione dei pastori. Io dico che è il liquore usato da dopo Adamo ed Eva. Perché che succedeva? Che il pastore abruzzese, andando in montagna a fare la transumanza, vedeva che dopo mangiato le pecore andavano col piedino e scavavano vicino a questa pianta, ma non mangiavano il fiore o la foglia, leccavano la radice. Vuoi una, vuoi due, vuoi 100, e dice: ma se fa bene alla pecora, farà bene pure a me.
quindi genziana delle pecore, proprio perché le pecore hanno permesso al pastore di scoprire che questa è la pianta più digestiva, la pianta più carica di principio attivo che favorisce la digestione presente in natura. La genziana è anche la più amara, ma favorisce la stimolazione delle vie biliari in una maniera incredibile. Ecco qua, si chiama delle pecore proprio perché le pecore, non perché noi siamo pecore o perché ci mettiamo le pecore morte, diciamo, ma poi ci mette delle pecore morte. Sì, no. In infusione. Delle pecore proprio per dare un tono pastorale, ma un tono vero, perché poi il pastore le raccoglieva e le metteva in infusione in Abruzzo nel vino trebbiano. Le lasciava per 50 giorni e per evitare che diventasse aceto metteva un goccino d'alcol. Ed è così che è nata la tradizione abruzzese, perché tutti poi dicono genziana è solo abruzzese, in realtà no, lo stesso pastore in montagna, in Piemonte come in Val d'Aosta, vedeva le pecore e poi dopo dove la metteva la radice? Nella grappa. Infatti nel nord Italia è famosissima la grappa alla genziana. In Francia, come in Europa, si metteva in alcol. Quindi ognuno poi, in base a quello che aveva a casa, faceva di necessità virtù. E questa è la nostra genziana delle pecore. Ok. Che è un blend, scusami, abbiamo fatto un blend, dice qui, no? Un blend di radici, sono sul davanti. Sono tre radici, tre montagne, tre altitudini, aspettando la migliore fioritura. È come dire un gran cru di radici di genziana. Ok, ok, fantastico. Allora, vogliamo terminare con l'anice, così racconti anche questo? No, l'anice l'hai già raccontato? Mi sono capito. Oddio, un pochino sì, nel senso. Ok, allora. Sì, l'anice, dicevo prima, è proprio considerata la spezia per eccellenza usata dai nonni nell'ambito della cucina, soprattutto del dolciario, pasticceria, certo. Dolci semplici. In questo caso noi abbiamo preso l'anice verde, semi, l'anice stellato, quindi a 5 punte, e perché gli dà una nota quasi piccante. Assaggialo un po', un attimo che me lo riassaggio anche io con te. Ma infatti volevo la scusa per bere, che mi sembrava se no brutto sì, farlo. Ha questa nota di piccante in bocca e non si deposita nulla sul dorso, per cui è strepitosa, è lunga, profumata. E Paolo Scaccabarozzi aveva fatto una riduzione di anice sul sugo di flagella. Sonia e Franco stanno lavorando, ma ci salutano. Si salutano, sì, e appunto, comunque li rivedremo all'opera. Ora, visto che anche chi ci ha seguito vorrei assaggiarli, allora, intanto raccontiamo dove possono trovare i vostri prodotti, sì. E soprattutto questa bellissima fornitura di, adesso voi lo vedete al contrario, ma le medicinette. Si vede. Le medicinette che Anna ha ideato e io ho colto subito, perché le ho tutte queste malattie, digestione, stanchezza, stress, calura. E se non le ho, me le faccio venire, giusto per bere, per poterle curare. Il pacco da giù te lo portiamo noi. Sì. Allora, che cosa abbiamo pensato? Che durante questa quarantena un po' di spirito, in questo caso di spirits, sarebbe servito per allietare e per digerire la pesantezza della quarantena. Certo. Allora abbiamo inventato una storia, che è la storia delle medicinette. Però in realtà non è nulla di inventato, perché mio nonno a fine pranzo, dopo questi lauti pranzi che facciamo noi in Abruzzo, ci diceva, la vuola medicina, come dire, vuoi il rimedio che ti aiuta a digerire tutta questa roba che ti sei mangiata? Quindi con la storia della vuola medicina abbiamo pensato che potesse essere un momento di relax, che servisse un po' a raccontarci, perché noi fondamentalmente siamo una piccola azienda familiare, siamo io, mio marito, Domenico, che è il cugino di mio marito, e Marco, mio cognato, e il mio papà che mi aiuta un po' più a me su in coltivazione. Quindi voglio dire, siamo uno suona, uno canta e gli altri che fanno il corretto, per cui siamo pochi, ma perché la nostra azienda è un'azienda semplice. Non ha pretese industriali e neanche peraltro ci vengono in mente. Però era un modo per farci conoscere.
non solo in Abruzzo, ma anche su Milano. Cioè, siamo un po' conosciuti, però ecco, certo. Un conto è raccontarsi, fare anche dei regali mirati proprio per raccontarsi un po' di più, perché poi la sera quando te lo bevi e senti che è buono, dici ma in effetti questa roba mi piace. No, è proprio è l'ideale, perché non brucia, perché ripeto, io poi adesso ieri sera ho fatto la scenetta, sembrava un'alcolizzata, ma è proprio gradevole e io sono una che adora il vino, di solito i superalcolici, gli amari non fanno proprio per me, ma allora, ratafia tutta la vita. Vabbè, però è fatta con vino naturale, si sente. Schirizzi, anice, e ieri ci giocavo e alla fine dicevo, ma effettivamente tutto questo miscuglio, questa degustazione a 5, me la ripeto anche fuori dalla pandemia. Ecco, diciamo che per concludere una giornata è l'ideale. Allora Anna, chi vuole adesso sia le medicinette, diciamo il kit delle 5 medicinette, sì. I vostri prodotti, chi... Allora, il kit delle 5 medicinette, in questo, penso, fino a domenica è ancora in promo. Stiamo facendo, chiaramente noi non stiamo lavorando, il nostro segmento di riferimento sono i ristoranti e mi dispiace per tutti i nostri. C'è un settore particolarissimo che adesso è proprio... ma non solo quello, ecco, ora. Però fino a domenica abbiamo questa promo sul kit delle medicinette, quindi provare tutti e 5 i nostri liquori è ad un prezzo, ecco, più semplice, senza le spese di spedizione. Da lunedì partirà un'altra promo, per cui, ecco, questo è fino a domenica. Poi se chiaramente ce lo chiedete non c'è nessun problema, lo troviamo, lo facciamo. Però cerchiamo di trovare una soluzione semplice per farvi arrivare a casa i nostri liquori. In genere impiegano 24 ore, quindi oggi lo comprate e domani arrivano. Magari ci fate un racconto, un feedback, come sono, anche una critica o un vostro abbinamento. Noi siamo sempre disponibili a sentire quello che pensate, ecco. E niente. Dove andiamo a ordinare questi prodotti? Ok, sul nostro sito scoopoz.it potete vedere dove siamo presenti, come facciamo, e anche sulla nostra pagina Instagram, perché ci raccontiamo. Partirà, ecco, dalla settimana prossima anche qualcosa di nuovo, se volete seguiteci, proprio perché per tutte le domande noi vi seguiamo. Che ne so, ci mandate un messaggio sul cellulare, noi siamo, cioè, in fondo sono sempre io la voce che risponde, che vi accompagna, disponibile a qualsiasi chiarimento. Anna, visto che hai parlato di abbinamenti con il cibo e anche con il lavoro di alcuni chef, ti dai delle indicazioni o delle curiosità di piatti particolari che anche per te sono state delle sorprese vedere da parte, allora, di chef? Allora, quella di Paolo Scaccabarozzi era stata fichissima, aveva fatto su, ecco, ora non mi ricordo le proporzioni, però potrei andarle anche a rivedere. Aveva messo 2 cucchiai di anice nel sugo di flagella, ma aveva creato questa bellissima crema, potage, non ricordo, su baccalà. Era qualcosa di strepitoso, sì. Mattia Bussi dell'Osteria Zelata aveva creato con la ratafia una riduzione su una sorta di matriciana base ratafia, ed era strepitosa anche quella. Un altro chef ha proposto una risotto mantecato alla ratafia. L'altra sera Massimo Bottura, vedendo i nostri liquori, perché gli sono arrivati, ha detto, e ora l'aspetto, ha detto: voglio fare il tiramisù con l'anice stellato di Scoopoz. Quindi aspettiamo il tiramisù di Bottura. Che ne so, Pensieri Croccanti ha creato ultimamente un pan rozzo con la genziana, perché in mancanza delle mandorle, quelle amare, ha sostituito l'amaricante della mandorla con la genziana. Però lei ne ha fatte di ricette strepitose. Ecco, ora vengono, poi dopo dico, oddio, dico più quello che quello, mi sto un attimo, però sì, ce ne sono tante di ricette.
E a livello, come ci chiedono anche da chi ci segue, volevo anche chiedertelo io, a livello di Cocktail. cocktail, sì. Sì, diciamo che l'ambiente più ideale per i nostri liquori sono proprio i cocktail, perché la nota vermouth, la genziana come la ratatia sono base vino, per cui sono versatilissimi proprio come nota sia vinosa ma fruttata. La genziana è la parte bitter e che serve proprio a dare quella nota di amaro a tutto, ma parliamo di Negroni, Americano, Manhattan, già sul sidecar un po' di meno, però la ratatia poi a 360, perché è anche la nota fruttata. Per dire, Dario Comini del Nottingham Forest a Milano, grandissimo maestro, che saluto e che spero di rivedere al più presto. Ecco, lui ne crea di tutti i tipi con i nostri liquori, perché chiaramente riesce a notare l'abbinamento e poi a crearci cose grandi. Però ecco, anche a livello locale, i nostri bartender ogni giorno creano i cavalli di battaglia sono genziana e ratatina, proprio per tutti i cocktail. È vero, è vero. Questo. Tu come ti piace consumarli? Oltre a dopo cena, dopo pranzo, li usi in cucina? Io uso la ratafia, la polvere di liquirizia sopra la carne e sopra il potaggio, tipo che ne so, di zucca, e poi in realtà noi li bevo. Noi, cioè, Certo. noi ce l'abbiamo sempre, li Ah, beviamo a fine serata con ghiaccio. Ad esempio, una roba molto semplice: acqua tonica e genziana, acqua tonica e ratafia, una foglia di menta e passarlo. Certo, poi se ci metti una nota un po' più alcolica ci sta anche bene, però per No, è un proprio aperitivo dissetante, veloce, anche. sì, un aperitivo veloce è funzionalissimo, è bello. È bellissimo. Mamma mia, guarda Anna, vorrei tanto abbracciarti dal vivo, sei fantastica. Dai, che ci riabbracceremo. Ci riabbracceremo assolutamente. Allora, io ti ringrazio di questa degustazione in diretta che mi è piaciuta un sacco, come mi piace sempre ascoltare i tuoi racconti. Abbiamo ancora qualche minuto, sai che io adoro il vostro dialetto, da brava Lo piemontese. faccio, quindi faccio la E predicatrice in quindi dialetto. voglio la chiusura in lingua. Non lo so, non mi viene in mente, peraltro non preparata, però come mi disse una volta mio marito, eravamo fidanzati, io ero a Roma all'università e lui, vivendo in questa montagna, da sempre appassionato, no? Alla fine mi ha costretto a vivere. Ha abbracciato e sono diventata ambasciatrice del Parco Nazionale. Diceva mio marito: mantenetevi forte, cioè coraggio, siate forti, reggete. La frase in dialetto forse regge anche di più, nel senso, siate coraggiosi. Perché? Perché passerà per tutti. È vero, è un momento difficile, ne ho sentite di storie, anche tanti nostri clienti li abbiamo chiamati su Milano, su Brescia. Una situazione difficilissima, però per noi che ci siamo dobbiamo farci coraggio, un po' come le radici di Genziana. Se intessiamo le nostre radici l'uno con l'altro, i nostri valori, ecco, ora vado su una cosa profonda e non vorrei neanche Ma sforare scusa. Certo. dall'argomento, però le radici servono per tenerci forti e quello che in fondo forse sembrava che mancasse erano un po' i valori. Che ne so, stare seduti tutto a pranzo con i miei figli senza televisione, già lo facevo, però molto di No, più. ma E è nella l'amore è stessa diventata proprio una situazione. legge. E quindi per me e per tutti, se ritessiamo questo tessuto di valori, che è essere radicati nel territorio, radicati nelle relazioni, radicati proprio in quello che è anche il nostro territorio, che finalmente adesso l'Italia la stanno facendo sentire. Forse ce la facciamo. E niente, Ecco, so. fantastica. Peraltro, guarda, arrivi, cioè, questa metafora bellissima delle radici a terra,
stamattina abbiamo chiacchierato con lo chef Morelli di Milano, sì, che ha fatto una metafora di attraversare il fiume, ma comunque uniti, nel senso siamo sulla stessa assolutamente. Parte. Quindi su questa necessità di... Che poi in realtà non l'abbiamo neanche organizzata, nel senso mi è venuta in mente così. No, assolutamente, infatti dico, su questa realtà di rimanere uniti e sulla vostra... desiderio, che è poi la vostra storia, di diffondere il Made in Italy e il Made in Abruzzo. Assolutamente. Assolutamente. Allora, un abbraccio forte. Ricordo scoopbox.it per ordinare medicinette e prodotti vari. Io consiglio a chi non vi conosce il kit da 5, perché è possibile conoscerli e assaporarli tutti. È una piccola conoscenza generale, diciamo, una prima conoscenza. Poi c'è il barattolone grande, che è proprio la bottiglia grande. La bottiglia grande. Anna, un bacione, un abbraccio. Un abbraccio a te, un abbraccio a tutti e grazie. A presto. A presto a tutti, ciao. Ciao Anna, ciao. Che vi avete detto? Non è eccezionale? Non è stratosferica e vulcanica? Ecco, questa è Anna di Scoopbox. Stratosferici e vulcanici sono anche i prodotti che ricordo, se chi vuole andare a vedere la mia storia di ieri sera, li ho degustati in notturna tutti, ufficialmente per prepararmi alla diretta di questa sera, ufficiosamente perché avevo voglia di berli. Anice stellato, genziana delle pecore, ratafia, che forse è il mio preferito ma non so, liquirizia, che forse è un altro mio preferito, e Amaro Scoopbox, che è un altro mio preferito. Tutti questi potete trovarli singolarmente come prodotti Scoopbox sul loro sito, oppure, cosa molto intelligente, molto anche simpatica di questo periodo, la Scoopbox ha creato il kit delle medicinette. Medicinette perché? Uno, perché vincono i vari diciamo malanni di questo periodo, e come malanni intendo digestione, malinconia, stanchezza, stress e calura. Adesso iniziamo anche con la calura. E anche perché sono poi nelle classiche bottigliette delle medicine di un tempo, quelle da farmacia o erboristeria. Quindi, che dirvi, io me le bevo e quindi fate voi quello che volete, ma io ve le consiglio. In più Anna ha anche dato dei suggerimenti da chef per degustarli e per utilizzarli nei grandi piatti, quindi che dire, adesso le utilizzerò anche per cucinare, almeno c'è una scusa che se scendono di livello è stato l'arrosto che ha richiesto la Mara. Io vi saluto, vi ringrazio.